Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 429esima puntata del podcast di Psinel, episodio 429. Oggi torniamo a parlare di comunicazione e in particolare parliamo di propaganda. Lo facciamo per due motivi specifici. Il primo è perché siamo costantemente immersi nella propaganda, cioè nel tentativo da parte di governi e non solo di influenzare i nostri atteggiamenti e le nostre opinioni. Il secondo motivo è legato a fattori contingenti. Nella data di uscita di questo episodio, nel maggio del 2022, siamo ancora nel pieno della guerra tra Ucraina e Russia, dell'invasione della Russia all'interno dell'Ucraina. E mentre il mondo resta con il fiato sospeso nell'osservare questa situazione, ciò che recepisce da ogni angolo non è una vera informazione, ma è soprattutto propaganda. Vedremo insieme alcune teorie pazzesche su questo tema e scoprirai perché molte volte i politici non dicono ciò che vorresti sentirgli dire. E inoltre, ovviamente, impareremo un po' a difenderci proprio da tale propaganda. Molto bene, iniziamo! Oh, allora, come stai? Hai fatto le tue riflessioni sulla meditazione, sulla tradizione, sul lignaggio, sull'importanza di queste cose nei confronti invece della ricerca? Se non sai di che cosa sto parlando, questo era il tema della precedente puntata, la 428, che nel caso ti invito ad ascoltare subito dopo questa. E prima di iniziare, come al solito, lascia che ringrazi lo sponsor di Psinel, che sono i nostri percorsi. Vai su psinel.com, cerca corsi online e troverai un'intera gamma di percorsi per la tua realizzazione personale. Bene, parliamo di propaganda. No, non si tratta solo del nome di un simpatico programma televisivo, propaganda, ma è una pratica millenaria che serve per modificare opinioni e atteggiamenti dei popoli in una specifica direzione. Harari, del quale abbiamo parlato centinaia di volte nel suo spettacolare libro Sapiens, ci spiega che circa 70.000 anni fa è avvenuta una cosa particolare nella nostra testa: la rivoluzione cognitiva. È successo qualcosa nel cervello che ci ha resi capaci di capire determinate cose ed il primo effetto positivo di tale modifica del cervello, anzi l'effetto più importante, è stata la capacità di riunirci in grandi gruppi di persone. Se ci pensiamo bene, una delle differenze tra noi e tutti gli altri esseri viventi è che noi siamo capaci di creare dei gruppi molto vasti che collaborano tra di loro. Se prendi 1.000 scimmie, 1.000 elefanti o 1.000 scoiattoli e li metti tutti quanti insieme in un luogo, scoppierà un caos. Se ci metti 1.000 umani, beh, anche in quel caso potrebbe scappare un caos, a meno che tu non gli dia una narrazione in cui credere. Un motivo per collaborare, delle regole di condotta all'interno di un racconto. Secondo Harari, quanto raccontato è proprio ciò che è accaduto e questa sarebbe la nostra peculiarità, la capacità di creare concetti astratti che non esistono e di perseguirli in vista di un obiettivo futuro. Da tali osservazioni mi pare ovvio che la propaganda, cioè il cercare di convincere una massa di persone di una qualche narrazione, sia alla base di ogni tipo di società. Tutti quanti a scuola abbiamo studiato alcuni miti di fondazione e ogni città, ogni popolazione ha un mito di fondazione. L'antica Grecia, Roma, gli egiziani e anche la città dove probabilmente stai vivendo in questo momento, io che registro da Padova, abbiamo come mito di fondazione Antenore, che è ovviamente una storia, un racconto mitologico che serve per nobilitare, diciamo così, le origini di un qualche cosa. Una storia, una narrazione, qualcosa che non esiste, una propaganda. Tale modalità di convincimento, appunto, esiste da sempre. Ci basta pensare ai gladiatori romani o all'arte dell'antichità che veniva utilizzata per convincere il popolo della maestosità di un determinato evento, di una determinata città, di una determinata campagna bellica, eccetera. Anticamente questa cosa era ancora più forte, era ancora più intensa, anche perché se oggi non fai una buona propaganda, ciò che può capitare al massimo è che non ti votino più al prossimo mandato. Tempo fa,
se non facevi una buona propaganda da imperatore, c'era solo un modo per non votarti più, ed era farti fuori. Pertanto non dovrebbe sorprendere il fatto che l'imperatore si spendesse non poco in tale direzione. Jenna, è molto interessante, ma quindi noi avremmo dovuto studiare approfonditamente questa propaganda tipo a scuola, alle superiori? Assolutamente sì, e devi sapere che lo facciamo da moltissimo tempo, e anzi, anni fa questa cosa era all'interno dei programmi di studio dove si studiava per l'appunto la retorica. Appunto, a partire dai retori e dai sofisti dell'antica Grecia, passando per la scolastica cristiana che si è spesa per trovare i modi migliori di convincere i popoli dell'esistenza di un divino, sino ai due conflitti mondiali dei nostri tempi, che sono stati un triste ma comunque fulgido esempio della messa in pratica di tali modalità della comunicazione. Nonostante esista da sempre, nonostante si cerchi di approfondirla da sempre, solo nel periodo moderno abbiamo iniziato e abbiamo potuto iniziare ad analizzarla dal punto di vista della scienza, dei nostri strumenti moderni. Ed è solo in tale periodo che possiamo capire determinati meccanismi, dato che la stampa ci consente di riportarli più fedelmente, come ad esempio il fatto che nel momento del tracollo massimo della Germania nazista, per fare un esempio, proprio mentre gli alleati bombardavano Berlino, nella stessa città in televisione venissero trasmesse immagini di vittoria e di trionfo della Germania stessa. Immaginate di essere un abitante tedesco, un berlinese di quel periodo, che magari è nascosto all'interno di un bunker e ha la fortuna o barra sfortuna di poter guardare un televisore, e mentre lì che sente i suoni delle bombe vede che in televisione trasmettono la vittoria della Germania. Una gigantesca disconnessione tra ciò che sta accadendo e la comunicazione di ciò che sta accadendo. Ebbene, tutto ciò accade ancora oggi, e come si dice spesso, la prima vera vittima della guerra è la verità. Poi possiamo discutere su questa cosa. Jenna, ma perché non raccontano la verità? Perché non si può raccontare la verità? Beh, mi sembra una cosa abbastanza ovvia nel caso che ti ho fatto prima della Germania, ma perché è una storia. Perché una storia, ad esempio, narrare che la Germania stesse perdendo avrebbe tolto il morale all'ultima resistenza, la resistenza tedesca. Insomma, il nostro modo di narrare le cose motiva o demotiva, ci porta in una direzione o in un'altra direzione, ci dà un motivo per fare delle cose o ci toglie tale motivo. Tintilla i nostri bisogni, tintilla anche i nostri bisogni più profondi. I vari metodi di inquadrare la realtà da differenti punti di vista vengono detti anche framing, quando ovviamente non è puramente una finzione, cioè una cornice interpretativa di quella situazione. Chi si occupa di psicologia dovrebbe conoscere bene questo termine, perché viene usato in modo molto simile anche nel cambiamento individuale e nella psicoterapia. Quando si parla di reframing si intende il cercare di dare una nuova cornice, un nuovo modo di vedere a quel nostro paziente o la persona con la quale stiamo facendo consulenza. Ebbene, la stessa identica cosa la fanno i mass media ogni giorno, ogni volta che ti raccontano qualcosa. Lo fanno a partire da quella che i miei colleghi sociologi e psicologi sociali chiamano l'agenda setting, cioè ciò che è stato predeterminato, ciò che quelle persone vogliono che tu sappia di quella cosa lì, o meglio, ciò che quelle persone vogliono che tu interpreti di quella comunicazione lì. Un esempio triste ed attuale è quello della guerra in Ucraina, dove gli invasori russi parlano di operazione speciale per liberare l'Ucraina dal nazismo. Mentre gli ucraini parlano di invasione di un territorio sovrano e di genocidio. Lo so, ci sembra molto più vera la seconda, e io ovviamente propendo per questa, ma si tratta comunque di due frame che i contendenti stanno tenendo e che ci stanno comunicando. Infatti, una delle regole per mantenere un frame è quello di non accettare il frame dell'avversario. Stai attento a questo passaggio perché è molto interessante. George Lakoff, linguista, allievo di Noam Chomsky, è uno degli studiosi più attenti in questo ambito e da anni si occupa proprio di cercare di capire come le persone, i governi e i politici incorniciano, tra virgolette, le nostre idee, imbrigliano le nostre idee attraverso il linguaggio. Nel suo spettacolare libro Non pensare all'elefante ci mostra come funziona la battaglia dei frame.
Se Zelensky, ad esempio, si mettesse ad argomentare perché da loro non ci sono i nazisti o che i russi si sbagliano perché nessuno è nazista, starebbero accettando il frame degli avversari. Ecco perché non sentiamo così spesso gli ucraini difendersi dall'accusa nazista. Non perché in realtà la nascondono, o forse chi lo sa, ok? Non voglio parlare di questo aspetto, ma della comunicazione, ma perché non vogliono comunicarlo in nessun modo, cosa che da un lato può far sembrare, tra virgolette, colpevole proprio l'Ucraina del fatto che, ah, non dicono niente, vedi, forse perché davvero nascondono i nazisti, da un lato, e dall'altro lato è per non accettare il frame dei russi. Un altro esempio particolare riguarda la scorsa puntata di questo podcast, quello sulla meditazione e la tradizione. Il mio frame è che la ricerca progredisca per accumulo, attraverso continui avanzamenti, non lineari, ma sicuramente continui. Mentre il frame della tradizione è quello mistico, metafisico. Se io mi fossi messo a dibattere su questioni mistiche o metafisiche, avrei sicuramente perso il frame. Mentre al contrario, se un tradizionalista si mettesse a parlare di scienza, farebbe altrettanto. Questo è uno dei motivi per cui io adoro ad esempio il Dalai Lama ed il buddismo come filosofia. Come probabilmente saprai, il Dalai Lama per molti anni ha organizzato e organizza dei convegni di confronto tra la scienza e le religioni. Un terreno super scivoloso, perché per chi ha il frame come il mio, scientifico, ecco che potrà vedere questa azione come un saltare sul carro dei vincitori. Ecco, ora che la scienza è così avanzata, ecco che anche le religioni la seguono. Mentre chi ha il frame tradizionalista lo vedrà come una inutile perdita di tempo. Non so se riesci a notare questo piccolo passaggio. I frame funzionano bene quando sono polarizzanti, quando riescono a polarizzare bene l'opinione pubblica. Ma in realtà ogni volta che c'è un po' di flessibilità cognitiva, questi frame aprono la mente a un biconcettualismo, cioè al fatto di riuscire a vedere le sfumature di grigio in entrambe le parti. Ed è questo ciò che nella comunicazione propagandistica si cerca di non fare, si cerca di evitare come la peste, perché più è polarizzante la comunicazione e più questa è in grado di convincere proprio chi ha idee nel mezzo. Quindi, quando il Dalai Lama parla dell'unione tra scienza e religione e riesce a fare dei convegni insieme, in realtà non sta aumentando la sua fan base, diciamo così, di persone convinte del suo credo, ma sta facendo esattamente il contrario. Sta aprendo la mente in molte direzioni, che è una cosa che a livello di propaganda, a livello di comunicazione, funziona poco. Se sei un'azienda e vuoi vendere più prodotti, devi usare una comunicazione polarizzante, evitando così tutte quelle comunicazioni grigette. Così come abbiamo detto in un recente video dove ti spiego perché è così difficile fare una divulgazione online oggi, perché anche online funziona la polarizzazione. Se io ti dicessi che tutti quelli che fanno la tradizione nella meditazione sono degli imbecilli perché la scienza è la vera luce, attirerei molte più persone. Così se facessi l'esatto contrario dicendoti che quelli là non hanno capito niente perché nella tradizione ci sono millenni di storia. Non so se riesco a farti toccare un po' con mano, a farti osservare un po' meglio questo mondo che sembra etereo, ma fa parte della nostra mente. La nostra mente si fonda sulle narrazioni. Lakoff all'interno del suo libro ci fa un sacco di esempi. Uno di questi riguarda le tasse. Ci racconta che è stata per la prima volta la destra conservatrice a parlare di sgravi fiscali, termine che presuppone e quindi incornicia l'azione di pagare le tasse come un peso, un gravio di cui sgravarsi. A questo punto la controparte progressista, invece di combattere sullo stesso frame, sulla stessa cornice, cioè affermare che le tasse non sono un peso ma vanno pagate, avrebbero dovuto cercare una nuova cornice. Ad esempio, parlando del fatto che le tasse sono il prezzo da pagare per partecipare al club della società. Perché tutto ciò che usi oggi, da internet alle strade, alle infrastrutture della tua città, non è tuo, ma ti è dato in usufrutto, come se fossi il partecipante ad un club per il quale bisogna pagare una tassa di iscrizione. Lakoff ci racconta che i progressisti hanno iniziato a fare il gioco dei conservatori, continuando a battagliare sulla misura dello sgravio, cioè quanto togliere delle tasse, quindi accettando completamente il frame, che è ciò che non è avvenuto nell'esempio che ti ho fatto prima sulla guerra, che ovviamente è solo un esempio, ragazzi, ok?
però è un modo chiaro per vedere come funzionano queste battaglie, dove ognuno all'interno della propria comunicazione cerca di metterti all'interno del suo frame. Ora, come ci racconta Lakoff, ovviamente cambiare una parola, cambiare qualcosina, non cambia le cose. Anche perché Lakoff è il primo a dirci che per cambiare davvero il frame dobbiamo iniziare a cambiare le idee o attivare idee differenti e non solo il linguaggio, perché il linguaggio è appiccicato alle idee. Questo fa ridere perché di solito Lakoff viene utilizzato dagli esperti di comunicazione come colui il quale ha detto che se cambi una parola cambi idea. E invece non è così, leggetevi il libro. Quindi non stiamo parlando del semplice ristrutturare, rimodificare la cosa, ridare un'altra cornice momentanea, ma stiamo parlando del cercare di modificare la percezione delle persone modificando punti di vista attraverso nuove metafore, nuovi ragionamenti, nuovi modi di vedere la realtà che partono tutti da un modo diverso di comunicare, da un modo diverso di farti vedere le cose, un po' come sto cercando di fare io con la pratica della meditazione. Quindi Jenna, non basta inquadrare la realtà in modo diverso, comunicarlo a tante persone e insistere, ma bisogna cambiare le idee, ho capito bene? Più o meno sì. Infatti i frame più potenti sono quelli che hanno a che fare con spinte già presenti in noi, cioè con tendenze che ci abitano da sempre. Ad esempio l'aggressività, la protezione, la rigidità o la permissività. Lakoff, ad esempio, ci dice che in America ci sono due frame principali che si contrastano. I conservatori hanno quello del padre di famiglia duro, ligio, lavoratore, attaccato ai propri valori, mentre i progressisti hanno una padre o una madre rispettosa e morbida, attenta ai bisogni dei figli con i quali comunica in un dialogo aperto. Quindi mi sembra ovvio che se ti dico che dobbiamo inasprire le regole per un paese migliore e più ligio, sto usando una comunicazione da padre padrone, mentre se dico che dobbiamo aprirci ad un dialogo, sto utilizzando un altro tipo di comunicazione. Viene da sé che le metafore che utilizziamo in un caso non possano andare bene in un altro. Insomma, per essere più profondi, potremmo dire che la propaganda tintilla gli archetipi che ci abitano, cercando di spostare la nostra opinione verso una determinata direzione. E i bravi strateghi della comunicazione non sono rapidissimi, ma ci mettono un po' di tempo, prima preparano il terreno. Hitler ci ha messo un po' di tempo a mettere in piedi il suo piano di sterminio, ma devi sapere che erano in molti già a saperlo e ad avallarlo, proprio perché aveva iniziato una campagna propagandistica da molto tempo. Lui, insieme ai generali dell'antica Roma, al nostro Mussolini, sono stati tra i fautori di enormi campagne di propaganda fondate su enormi raduni dal vivo, su libri, su ale del partito che divulgavano il suo verbo in giro per piccoli e grandi gruppi, eccetera, eccetera, le riunioni nelle birrerie di Monaco, eccetera. Se per caso nell'ascoltare tutte queste cose hai pensato al marketing, alla pubblicità, devi sapere che non sei assolutamente fuori strada, perché effettivamente le pubblicità si ispirano proprio a quei metodi. Quando oggi senti parlare di branding, sappi che potresti modificare quella parola, a volte, non sempre, con il termine framing, e non sbaglieresti di molto. Oggi, con l'avvento di internet, ci sembra quasi che sia impossibile fare una cosa del genere, ed invece è ancora più facile perché la rete rende molto più semplice la diffusione dei frame. O meglio, dato che abbiamo visto che i più potenti sono antichi, lottare, scoprire, sopravvivere, riattivare quei frame nella mente della gente non è così difficile con un mezzo di massa così potente come internet. Ok Jenna, ma internet è diverso, non c'è una vera comunicazione di massa. È vero, tuttavia devi sapere che i miei colleghi hanno scoperto il modo di sfruttare una comunicazione del genere molto tempo fa, probabilmente sfruttando qualcosa che oggi ti suona meglio, che potremmo chiamare influencer e che un tempo venivano chiamati opinion leader. Uno degli studi di psicologia più affascinanti e meglio riusciti di tutti i tempi è avvenuto tra il 1943 e il 1947, periodo post-bellico di profonda crisi finanziaria. La Commissione americana sulle abitudini alimentari decide di chiedere a Kurt Lewin, uno psicologo emigrato proprio a causa della guerra, di trovare il modo migliore per convincere le massaie americane a cucinare le frattaglie, cioè parti delle carni non pregiate per poter far risparmiare l'intero paese.
Lewin svolge differenti esperimenti e alla fine trova il metodo assoluto: costruire gruppi di discussione intorno a dei leader di opinione. Cioè creare dei piccoli gruppi di quartiere gestiti da persone riconosciute come valevoli di quel luogo, come ad esempio una famiglia conosciuta in un certo quartiere, che aprivano discussioni su come cucinare le frattaglie, eccetera, eccetera. Devi sapere che quel metodo è stato talmente potente che il marketing se ne accorse immediatamente ed i primi modelli di multilevel marketing ebbero inizio proprio in tal modo, mandando le persone a casa di altre per fare delle presentazioni. È presente i Tupperware, quella roba lì? Se hai una certa età, scommetto che anche a te è capitato di partecipare o di sentir parlare di qualcosa del genere, di gruppi di discussione. Ecco, devi sapere che questo esperimento di Lewin è uno dei più famosi e meglio riusciti in generale della psicologia applicata alla società. E questo è anche il motivo per il quale non dovremmo sottovalutare l'avvento degli influencer, perché si basa esattamente sullo stesso principio. Perché tutti sotto sotto abbiamo da sempre, anche da prima che esistessero i social, degli influencer, tra virgolette, di riferimento. Da ragazzo, se volevo comprare una moto nuova o un album nuovo per capire un po' di musica, avevo i miei amichetti influencer, sapevo a chi chiedere. A volte era lo stesso meccanico o il proprietario del negozio di dischi, ma ancora meglio se non erano loro, c'era già il conflitto di interessi, era meglio andare da Matteo che sapeva tutto di moto o da Mattia che conosceva tutto il panorama punk nascente. Insomma ragazzi, il punto è che noi siamo immersi costantemente nella propaganda, anche se non ce ne rendiamo conto. Studiare e conoscere tali meccanismi è più che utile. Non a caso su Psynel ne parliamo da una vita e a tal proposito troverai tra le risorse un sacco di studi sull'influenza sociale, Ash, Zimbardo, Milgram, Festinger e compagnia bella. Insomma, la storia della psicologia è intrecciata con la storia della propaganda, a partire dalle Bonn fino ad arrivare a Cambridge Analitica attuale. Pertanto mi sembra più che utile iniziare a portare un pizzico in più di attenzione proprio a queste modalità di comunicazione, dato che siamo in un periodo nel quale la comunicazione e il modo con il quale noi recepiamo la comunicazione può fare una gran bella differenza. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, conosci te stesso. Meglio conosciamo noi stessi, i nostri valori, le nostre tradizioni e le nostre culture, e più saremo in grado di rispondere alla propaganda. Se ci pensi, è la stessa cosa che facciamo con i valori, di cui ci siamo occupati un sacco di volte. Infatti la propaganda punta proprio ad attivare dentro di noi certi valori, perché tutti quanti abbiamo dei valori contrastanti dentro di noi. Tutti potremmo avere dei valori che appartengono alla destra o alla sinistra, che appartengono alla borghesia o ai proletari, che appartengono ad un popolo dotto o ad un popolo ignorante, che appartengono ad una elite oppure alla massa. E in molti casi lo stesso valore viene visto in modo completamente diverso. Il valore della libertà per la destra ha un senso e il valore della libertà per la sinistra ha un altro senso. Anche lì ciò che dovremmo andare a vedere è quali sono i racconti di base. Ancora una volta, il papà duro e forte e la mamma, non so, permissiva e libera. Insomma, sono modi differenti che però inquadrano la nostra percezione ed è per questo che meglio conosci te stesso e meglio saprai rispondere a questo tintillamento valoriale dentro di te. Per dirla con termini più tecnici, se non hai una tua agenda setting, seguirai il setting delle agende di chi ti circonda. Secondo, è impossibile non essere influenzati. Una delle cose che la gente fatica realmente ad ammettere è che ognuno di noi è altamente influenzabile e gli studi dimostrano che questo fenomeno ha un qualcosa di davvero ironico. Meno pensi di essere influenzabile e più lo sei. Si chiama effetto terza persona, lo abbiamo visto tante volte. Se credi di essere completamente impermeabile alla comunicazione, alla manipolazione o alla persuasione o alla semplice evocazione di concetti, sappi che non è così. Più credi di essere immune, più rischi di cascarci.
Lo scopo principale di questa puntata non è farti diventare uno spin doctor politico, ma è quello di aumentare la consapevolezza di tali fenomeni. Infatti solo conoscendoli possiamo lavorarci. Se non li conosciamo, ne diventiamo vittime inconsapevoli, convinti di pensare con la nostra testa. Terzo, seleziona i tuoi opinion leader. Oggi come non mai la teoria di Lewin è azzeccatissima. Ci sono moltissimi influencer per ogni gusto e tutti amano dire la propria su ciò che accade nel mondo. Sì, anche tuo figlio, quando guarda i te contro me, potrebbe essere influenzato da una qualche propaganda. Sicuramente quella di acquistare dei gadget, questo poco ma sicuro. Tranquillo però, se hai avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso, continua a farlo, perché sembra che siamo immersi in un mondo di cospiratori e di manipolatori. Tu scegli con accuratezza le tue fonti e tieni sempre presente il punto precedente. E vedrai che diventerai sempre più consapevole di questi meccanismi. Quarto, attenti alle cospirazioni. Pensare in modo critico e anche flessibile alla propaganda può condurre facilmente a pensieri cospirazionisti. Questo perché in parte è vero. Queste cose vengono decise a tavolino, senza il nostro consenso e senza consapevolezza da parte nostra. Tuttavia, dobbiamo stare attenti perché anche il cospirazionismo è un frame e oggi viene utilizzato purtroppo tantissimo a sproposito da moltissimi gruppi per spingere in determinate direzioni la popolazione. Quinto, il frame è sempre presente ed è polare. In realtà c'è sempre un frame da cui partire ed ognuno, consapevolmente o meno, ne segue uno. Lakoff ci insegna a non ricalcare mai il frame del nostro avversario, come stanno probabilmente facendo gli ucraini in questi momenti drammatici e come, sbagliando, ho fatto un pochino anche io nella precedente puntata, perché io ti ho parlato della tradizione e dei suoi errori. Nel momento in cui tu parli di un frame, anche nel cercare di criticarlo, come ho fatto io parlando del lignaggio, in realtà lo stai attivando nella mente di quell'individuo ed è per questo che il libro di Lakoff si chiama Non pensare all'elefante. Non perché Lakoff creda in tutte quelle cavolate sulla parolina non, ma perché in realtà quando io ti dico di non pensare alla validità delle tradizioni, in realtà la sto attivando dentro di te. Il che non significa che non devi usare il non 100 volte al giorno, come ti dicono moltissimi espertoni, ma significa che devi rispettare l'aspetto logico e psicologico che ci sta alla base. Se siamo al ristorante e ad un certo punto scopri che all'interno del ristorante c'è una persona che ti è antipatica, se io continuo a dirti non pensare che dietro alle tue spalle c'è Carlo, ogni volta che te lo dico ti ricordo che alle tue spalle c'è Carlo. Tale differenza per me è molto importante, dato che da anni mi scaglio contro tutte quelle tecniche di usare o non usare la negazione. È vero, funziona, ma solo se la usiamo per rinforzare i nostri frame o se stiamo attenti a non rinforzare i frame delle altre parti. Ma tranquilla e tranquillo, perché approfondirò questa tematica all'interno del quaderno degli esercizi, all'interno del post e soprattutto all'interno del mio video, che come vedo vi sta piacendo questa nostra iniziativa di approfondire le nostre puntate con un video che puoi trovare tutte le settimane sul canale di YouTube. Per ora siamo bravi, stiamo riuscendo a metterlo proprio il lunedì sera. Come sai, la puntata del podcast esce la domenica alle 18 e alle 18 del lunedì del giorno dopo uscirà l'approfondimento. Ringraziamo Alice per il suo grande lavoro di editing di questi ultimi mesi. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa lunga puntata e ci sarebbe ancora moltissimo da dire, infatti è una vita che studiamo la comunicazione, il framing, la propaganda, i metodi con il quale cerchiamo di modificare atteggiamenti e opinioni delle persone ed è un tema super interessante. Devi sapere che le librerie delle facoltà di psicologia sono zeppe proprio di queste cose, sia nel male, cioè riguardanti la guerra, le cose negative, è presente Zimbardo, eccetera, eccetera, ma anche nel bene, nel tentativo di smontare gli stereotipi, nel tentativo di spingere le persone a fare le scelte giuste, come nel caso dei Nudge, eccetera, eccetera. Bene, ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Ti ricordo che a sostenere questo podcast ci sono i nostri corsi. Vai su psinel.com e scegli il tuo percorso di crescita e realizzazione personale. E come al solito, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.